vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Arriva Cristiano Ronaldo. Cerca spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Non può arrivare su questo pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca il traversone rasoterra. Colpisce il pallone. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Morata. Cerca l'uomo là davanti. Benzema. Questa palla è per lui. Ha la possibilità di andare verso la porta. Iniesta. Benzema. È stato un bel primo tempo. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. Un gol per parte. Si chiude sull'1-1 il primo tempo. E comincia la seconda parte di gara. Prova il filtrante. Non può sbagliare. Benzema è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Casemiro prova la giocata nello spazio. Bale ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Se ne va. Bale la mette in mezzo. Cristiano Ronaldo non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo, sanno che è un momento decisivo della partita. Prova il filtrante. Benzema! Palla giocata in verticale. Vuole la profondità. Calibra un bel pallone. Riceve in ottima posizione. Bale è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Cerca spazio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prova il cross. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Bale riconquista la palla. Prova il filtrante, riceve il passaggio, c'è il cross. James Rodriguez effettua un traversone della tre quarti. Marcelo ha fatto buona guardia. Marcelo prova a crossare dalla tre quarti, vede l'inserimento del compagno. E va a colpire di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Vuole la profondità. C'è il tiro. Tiro da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente.
L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Prova a tagliare sul secondo palo. Pedro! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ha colpito bene, ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. E passa! Cristiano Ronaldo, crossa. Grandissima giocata di Bale. E adesso possono tornare a controllare il match. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Bale ha dato prova di grande forza fisica. La difesa gli stava addosso, ma non c'è stato nulla da fare. Quando fa così è davvero inarrestabile. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Cerca spazio, prova la verticalizzazione, si libera la grande, Benzema! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Sarà amareggiato, con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Va di testa, il pallone è dentro! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Sergio Busquets. Juanfran. Effetto del lancio sulla fascia. Bale prova la giocata nello spazio. Piqué con il lancio in avanti, cerca spazio, cerca lo spunto, occhio, può andare, e hanno segnato ancora. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Vuole la profondità. E James Rodriguez. Pallone in area. C'è il colpo di testa. Ottima giocata di Ronaldo. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico. Poi si è coordinato e è andato al tiro. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. E loro è un dominio assoluto. Benzema, di forza. Cristiano Ronaldo riconquista la palla. Occasione, Cristiano Ronaldo ci prova di nuovo e stava per arrivare addirittura il 6° gol. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Thank you.
Casemiro. Si fa trovare pronto e si appropria del pallone. James Rodriguez. Ed ecco un'altra rimessa laterale. C'è la rete. Il portiere è sicuro. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Prova il filtrante. Bale. Prova Benzema. Attenzione! Benzema! E supera il portiere! Insacca! Un gol molto importante! Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Sergio Ramos. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria, hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Erano messi bene in campo, determinati e concentrati, e alla fine sono riusciti a conquistare meritatamente la vittoria.